riesci a coinvolgere la gente. Prendi la vita. Dico, ma io quando registro devo già attivarlo il compressore? O è una cosa che devo fare dopo? No, quello è un plugin che metti dopo. Sì, questo è drammi. Dopo, e allora non funziona. Eh no, perché metti il compressore. Siamo in studio. Ma l'importante è che tu, per dire, che ne so, ti faccio vedere. Questo è un Rvox, anche lui funziona. Ce l'ho, ecco, quello lì ce l'ho. Ok. Attivi, disattivi. Sì. Giusto? Sì, sì, sì. Ok, quando attivi funziona. Magari non lo conoscete. Sicuramente non lo conoscete. In realtà lo conosco solo io e mia madre. Bad girl, bad girl, girl, creak, girl, creak, bad girl, bad girl, girl. Non posso alzare perché è mezzanotte. L'amore si paga caro, l'alcol si paga caro, respirare costa caro, niente confidenza caro. L'amore si paga caro, l'alcol si paga caro, respirare costa caro, niente confidenza caro. L'amore si paga caro, l'alcol si paga caro, respirare costa caro, niente confidenza caro. L'amore si paga caro, l'alcol si paga caro, respirare costa caro, niente confidenza caro. Devi essere incosciente, stato nel vuoto, mi sento sola con me, con lo stress della città, e rasso in capo e vedo cose sbagliate, e non sono buoni esempi, se non fosse per il buon senso, dovremmo stare tutti attenti, non dover vivere con debiti dal cielo, sono tra chi si è staccato, tra chi gioca d'azzardo, non dover vivere con debiti dal cielo, sono tra chi si è staccato, pessimista, la meta, se te ne potrei sbagliare, bad girl, bad queen, gun, creak, gun, creak, bad girl, bad queen, gun, creak, gun, creak. L'amore si paga caro, l'alcol si paga. Comunque, non c'entra un cazzo adesso con la musica, ma io non capisco come mai nei siti continuano a cambiare le cose. Cioè, ti svegli un giorno, devi pubblicare una foto a destra. Ti svegli il giorno dopo, devi pubblicare una foto a sinistra. Non ci capisci più un cazzo. Devi inviare un audio, devi andare su impostazioni, via audio, invece il giorno prima lo inviavi tranquillamente. Cioè, ma perché? Però mi fa piacere perché io poi sono anche poetica. Come cambiano altre cose, ciò vuol dire che potrebbero cambiare anche a me nella vita alcune cose. Quindi se oggi non sono un cazzo di nessuno, di conseguenza magari domani mi sveglio e sono Maria De Filippi. E la vita, raga. Un bacio. Ci vediamo presto con le nuove puntate dei pensieri di Ive. Ok. Stiamo andando successo. Sì. No, in italiano, in italiano. No, no, è in dialetto, giusto così. Ah, ok. No, giusto. La Margherita non abitiamo. Ma no, no, sto riprendendo il visino. Ma si finisce su un canale. No, non lo metti a zebu canali, Tu metti in ordine, Bruno. No, dai, no. Senza canale. No, a noi ci piace. Ci piace così, deve essere grezza la cosa. Però, sì. Sta preparando il caffè a casa della zia Antonietta, la donna con le palle. Bravo. Così, zia Antonietta è la donna con le e lo zio Antonietta. Esatto. Vero Veronica, tutta la tua stima. Mariangela, scusa Mariangela, ok, quindi stavate dicendo, stavo spiegando, così, fa un caffè e l'altro. Comunque i primi allarmi di una persona quando, ma adesso non è il caso per Antonio e altre persone, ricordati zia, che all'inizio mostrano il meglio di sé, il meglio, dopo strada facendo, anche strada facendo, perché quando si è fidanzati dimostrano sempre la cosa migliore di loro stessi. È vero. Poi col tempo, eppure ci cascano in qualche pecca, e quella pecca ricordati che se la porta avanti per tutta la vita, quindi da lì che devi fare tesoro. Il primo difetto che non ti piace, ricordati che quello ce l'avrà sempre. Magari ti dici, no, mi è scappato, mi scuso. Sì. No? No. Ricordo. No, no. È una cosa che si sì. Sì, no. Quindi Ivan, qual era la cosa che gli era scappata?
No, vabbè, adesso non Alex. Parliamo di una persona, no, non parliamo di una persona. Ma non è bella. No, no, dalla tua esperienza, senza fare nomi. No, no, parlando in generale. No, ma non, è, non c'è una cosa precisa, però il discorso è vero. Quindi. Ma io comunque, zia, sai come l'ho chiamata questa cosa che mi è successa? Sì. Merce per scrivere. Merce per scrivere i testi. Ascolta, un'altra cosa. La persona che ti ama è quella che ama di te e ti fa stare bene. Altrimenti è inutile, capito? Quella che, le persone che non ti amano non ti fanno stare bene, pensano come stare bene loro, capito? Per farsi è così, sta riprendendo la conversation. Quindi ricordati. Tu Franco cosa ne pensi? Lezione di vita parte 1. Poi lei deve prendere gli spunti su questi discorsi. Dai, togli la posta tra le camere. Vabbè, lui è l'uomo che non deve chiedere mai. Ecco. Tanto. Andiamo a fumarci una sigaretta dopo. Bravo, andatevi a fumare una sigaretta. Ecco, bro. Tu zio Paolo? Okay. Chihuahua? No, non sono foto, è un video. No, non possiamo riprenderti? Un po'. Come mai? No, ma non può manca. Per il lavoro? Ok. Riprendi i cagnolini. No, ok, non ti riprendo, ma puoi parlare. Tengo basso. No, riprendi i cagnolini. Sì. Ma sì. Mamma, sì. Mamma. Sì. Perché cazzo dai questi idee? Non è un'idea. Un video qui. Devi fare un progetto. Video da montare per la musica. Benvenuti amici di Intervista al Rapper, oggi c'è l'estate, siamo in estate, quindi siamo in clima estivo e si muore di caldo. Siamo qui a Milano. Posso confermare? Rumenage. Rumenage! No, Davide. Finca. I cristiani torni in piedi. Vai, vai, evita. Stavo dicendo, okay. Cos'è la differenza tra case popolari alla fine e case private? La differenza tra case popolari e... No, non era la differenza, era il motivo. Era che non era popolare, non era una volta, chi entrava, una volta chi entrava rimaneva sua, no? Poi è venuta l'area, mi ha creato l'area. Giusto. E l'area ha fatto giustizia. Fuori gli italiani dentro i negri. Fuori gli italiani dentro i negri. Quindi... Adesso per entrare qua. Quindi qua siamo rimasti solo. Tieni negri. Voi siete. La nostra famiglia è italiana. Cioè, gli ultimi degli italiani. Rimaniamo. Tipo avete visto la foto? Da 16 piani, su 4. Pianello. 4 case a piano con gli uomini stranieri. Pianello, resisti, 4 mi raccomando. 16, forza e coraggio. 4 per 16. Ogni piano c'ha 4 cose. Ah, 4. Sì, ok. Grazie. Ci troviamo a Milano in zona corso 22 marzo. Corso 22 marzo. Quanto sonno. Sono con mio bro. Ci stiamo facendo una cifra di sbattimenti per la musica, no bro? Sì. Ho visto anche dei fenicotteri prima. Dei fenicotteri? Lui uno è i cani, che schifo. Sboccati. Riprendi le sboccate. Probabilmente l'abbiamo anche appena. Classificati dei tempi in cui c'era lì sto. Mamma mia. Allora, ci troviamo in corso 22 marzo. Occhio non pestare la merda, va. Pieno di foglie, tanto non si vede anche se fosse. Cioè, prendo prima le foglie. Yeah. E niente, raga, stiamo andando da Mazza Ken, il mio grande amico, nonché anche... Niente, non sto parlando. Dai, dai. No, volevo dire che abbiamo fatto featuring insieme, featuring. Featuring. Non so. Però non riuscivo a dirlo. Non riuscivo. Vabbè, no. Dai, andiamo. Ci sto dentro.